Buongiorno e benvenuti a questo webinar dedicato alle New Work Solutions. Volevo innanzitutto ringraziarvi per la partecipazione. Mi chiamo Francesca Mele, sono Business Manager di Durable Italia e vi accompagnerò virtualmente durante la presentazione dei nuovi concept legati agli ambienti di lavoro. La rivoluzione degli spazi all'interno delle realtà aziendali sta subendo rapidi e notevoli cambiamenti, come ad esempio la trasformazione di uffici singoli in ambienti open space o l'inserimento di aree di co-working. Di sicuro tra i cambiamenti più sponsorizzati troviamo lo smart working e l'home working. Molte realtà permettono oggi ai propri dipendenti di lavorare da casa e di recarsi in ufficio il meno possibile, usando scrivanie non più personali, ma prenotabili di giorno in giorno. Questo rapido fenomeno, che crea veri e propri svuotamenti all'interno degli uffici, ha agevolato la crescita di postazioni multifunzionali, in grado di ottimizzare gli spazi ed abbattere i costi energetici degli edifici. Il concetto di flessibilità, oggi sempre più diffuso ed apprezzato da chi può usufruirne, non riguarda quindi solo gli spazi intesi come luoghi in cui recarsi per lavorare, ma soprattutto la versatilità, quindi la possibilità di conversione per renderli polifunzionali e quindi utilizzabili da più utenti. Proprio per questo motivo le postazioni di lavoro moderne si sviluppano attorno ad un concetto di clean desk, come lo definiamo noi. Sono pensate in modo da essere il più possibile organizzate e ottimizzate ed offrono dunque l'opportunità di lavorare in ambienti più rilassanti, facili da pulire e visivamente più professionali. Sopra ogni cosa, l'obiettivo principale è quello di offrire prodotti selezionati e ergonomici, in grado di adattarsi e soddisfare le diverse esigenze, diffondendo benessere, favorendo la concentrazione e la produttività. Ma proviamo a fare una riflessione insieme. Se pensate ai vostri uffici, oltre a desiderare prodotti progettati su misura per sentirvi al meglio mentre lavorate, qual è l'elemento principale sul quale si basa la scelta di una postazione di lavoro piuttosto che un'altra? Il visual comfort, uno dei protagonisti delle postazioni di lavoro. Spesso e volentieri prediligiamo la vicinanza a finestre o fonti di luce naturale, e in assenza di queste opzioni la ricerca si sposta verso punti più possibile illuminati artificialmente. Le postazioni a cui siamo abituati sono però statiche, mentre le nuove tendenze propongono ambienti di lavoro versatili e sempre più dinamici. In questo caso parliamo di visual comfort e di luce. Quindi la migliore definizione è biodinamici. Ma perché biodinamici? Perché la luce, sia essa naturale o artificiale, comunica sempre e comunque con noi, provocando effetti inconsapevoli ma importanti sul nostro organismo. L'illuminazione naturale del sole attraverso la sua dinamicità permette di mantenere l'equilibrio del nostro personale orologio biologico. Oggi però possiamo godere sempre meno di luce naturale nelle nostre giornate. Il tempo disponibile si concentra spesso nelle ore serali o la mattina presto nel tragitto verso l'ufficio. Se consideriamo le ore solo lavorative, trascorriamo ormai circa il 70% della giornata in ambienti chiusi, in compagnia di luce artificiale. Ma perché allora la proposta di illuminazione nei nostri ambienti continua ad essere statica, se il nostro corpo ha bisogno biologicamente di dinamicità per stare bene e ottimizzare le nostre funzioni vitali? Anche se spesso non li riconduciamo alla luce, è stato provato che molti dei comuni disagi o problemi di salute riscontrati sul posto di lavoro sono legati proprio ad un'errata proposta illuminotecnica. Se date un occhio alle immagini di questa slide, sono certa vi ritroverete in una delle due foto nella parte superiore, dove a sinistra troviamo un concept legato ad un'area di lavoro molto informale, con luci decorative a soffitto, lampadari molto alti, ma dove la vera fonte di luce è rappresentata dalla vetrata. E notate quanta differenza c'è tra i tavoli fronte finestra e quelli in secondo piano. Non sono ambienti illuminati in modo omogeneo, né si riscontra equilibrio tra le postazioni. Qualcuno sarà senza dubbio scontento, non credete? Anche l'ambientazione di destra merita un focus non indifferente. Cambia l'illuminazione a soffitto, molto più formale e standard, ma le postazioni fronte vetrata hanno molta più luce rispetto a quelle in secondo piano.
Questo tipo di illuminazione è spesso troppa e mal posizionata rispetto alle scrivanie. Le postazioni biodinamiche, invece, sono studiate pensando non più solo all'ottimizzazione dello spazio, ma propongono vere e proprie soluzioni incentrate sulla persona, quindi un approccio human-centered, dove a seconda della posizione della scrivania si integra una lampada da tavolo o da terra, dimerabile in temperatura ed intensità luminosa, in modo da permettere a qualsiasi utilizzatore di avere una luce sempre ottimale e personale. Questo è stato il presupposto che ha spinto il gruppo Durable ad occuparsi di un tema così fondamentale e poco considerato come la buona luce sul posto di lavoro, partendo da studi approfonditi sugli effetti che la luce ha sul nostro organismo e sugli effetti negativi che la mancanza di una buona luce provoca sul nostro equilibrio psicofisico. Ha deciso quindi di realizzare con il brand Luctra una linea di lampade biodinamiche che aiutino l'individuo a ristabilire l'equilibrio nel proprio bioritmo. Se qualcuno di voi non conosce il termine bioritmo, vi invito a guardare la prima immagine raffigurante l'andamento e le variazioni di luce naturale durante l'arco di una giornata soleggiata. La dinamicità di luce offerta dal sole durante l'arco di questa giornata e l'alternarsi con periodi di buio creano quello che tecnicamente definiamo ciclo circadiano, scandito da 24 ore e quindi uguale per tutti. L'impiego che ognuno di noi fa di queste ore rappresenta il bioritmo. Vi sono persone che amano il mattino e che durante le prime ore diurne sono più produttive. Viceversa, ci sono individui che danno il meglio durante le ore serali o addirittura di notte. E voi in quale vi ritrovate? Siete allodoli o gufi? Le lampade Luctra, come accennavo prima, presentano una caratteristica imprescindibile, la dimerabilità di intensità e temperatura del colore prima di tutto. Questa peculiarità ci permette, attraverso l'elettronica intelligente VitaCore, che controlla i quattro LED posti nella testa della lampada, due LED bianco caldo e due LED bianco freddo, di replicare in maniera quasi totale lo spettro di luce naturale a cui non possiamo assistere quando ci troviamo in ambienti chiusi o durante giornate uggiose. Gli effetti che la luce biodinamica provoca sulle persone sono stati frutto di studi molto approfonditi e panel test prima di lanciare il prodotto sul mercato. Nella slide potete vedere i risultati di uno studio realizzato dall'istituto tedesco Intelux, che si occupa di sonno e cronobiologia, il quale ha sottoposto ad un panel di persone di testare la nostra lampada da tavolo ed in seguito rilevare se e quali dei disagi precedentemente riscontrati utilizzando una luce statica si fossero alleviati o risolti. Come noterete, su tutti i punti vi è stata una netta riduzione del disagio, oltre alla scoperta da parte degli utenti che questi problemi fossero principalmente legati alla luce a cui erano sottoposti quotidianamente. Entriamo quindi nel merito della gamma prodotti. Non mi soffermerò ad approfondire ogni categoria, ma vorrei fare un overview delle caratteristiche generali. Principalmente le linee di prodotto sono tre: lampade da tavolo, da terra e cableless. Essendo una gamma tecnica e professionale, abbiamo pensato di proporre un design senza tempo, facilmente adattabile ad ogni ambiente di lavoro, prodotti molto performanti, a basso consumo energetici, ma soprattutto interattivi. Tangle e Table Pro sono le due proposte da tavolo. Oltre che una fattura di altissima qualità, che si nota soprattutto nella versatilità e flessibilità delle posizioni che può assumere la lampada, propongono un illuminamento fino a 1000 lux in assenza di altre fonti di luce ed il pannello interattivo touch permette di regolare la temperatura, colore ed intensità luminosa. La versione Pro presenta anche un'applicazione smartphone che permette all'utente di personalizzare la propria lampada e di impostare il flusso di luce a seconda delle proprie esigenze. Le versioni da tavolo presentano diverse possibilità di fissaggio: base da tavolo, perno per foro passacavo, fissaggio a parete e morsetto. Le nostre proposte con piantana invece sono Floor Twin e la linea VitaWork. La particolarità di queste lampade è di poter illuminare una scrivania o un punto focale dell'ufficio, come un salottino, semplicemente alzando o abbassando il corpo della lampada, sino a raggiungere un'altezza perfetta per lavori di precisione.
Entrambe le versioni sono controllabili tramite app. Le due teste di Floor Twin sono dimmerabili anche singolarmente. Tutte le nostre lampade sono disponibili in tre versioni colore: bianco lucido, nero satinato e argento satinato. Ed esistono due forme tra cui poter scegliere: più geometrica e lineare o più morbida e tondeggiante per la radiale. La gamma VitaWork, costituita da VitaWork, VitaWork Twin e VitaWork HCL, è la più recente delle creazioni Luttra. Pensata per illuminare da sola spazi fino a 50 metri quadri, è una lampada da terra proposta in differenti potenze, proprio per potersi integrare o addirittura sostituire all'illuminazione standard da soffitto. La testa di queste lampade è pensata per offrire sia luce diretta che indiretta, utilizzabili in contemporanea o alternate ed entrambe dimmerabili separatamente tramite pannello interattivo posto sul corpo della stessa. Offrono un'illuminazione neutra 4000 Kelvin, ideale per ogni ambiente lavorativo o domestico. La versione HCL propone invece una luce biodinamica dimmerabile da 2700 a 6500 Kelvin. Il fascio di luce indiretta può essere simmetrico o asimmetrico, a seconda del luogo in cui viene inserita la lampada. E tra le opzioni accessorie sono stati introdotti due sensori molto utili per ottimizzare il consumo di luce e di relativi costi energetici. Il primo sensore riguarda il rilevamento di presenza, permettendo quindi alla lampada di andare in modalità stand-by dopo 10 minuti di inattività e riprendere a funzionare non appena rilevi il movimento nell'arco di 1 metro, mentre il secondo sensore riguarda il rilevamento automatico di fonti di luce esterna alla lampada. Un sensore quindi che permette alla nostra lampada di integrare o diminuire la propria luminosità non appena rilevi cambiamenti nell'ambiente, in modo da mantenere l'originale impostazione che le abbiamo dato al momento dell'accensione. Flex è la nostra proposta anticonvenzionale, una lampada senza fili con batteria integrata. Con un peso di soli 2 kg è ideale da portare con sé in ogni luogo. Si ricarica con un caricabatterie incluso, semplicemente come un notebook. La durata della batteria è di circa 20 ore. Se utilizzata a potenza massima, come unica fonte di luce, la durata si riduce a circa 4 ore. Ideale in appoggio su scrivanie o su tavoli da lavoro, offre una luce diretta o indiretta a seconda della necessità. Senza dubbio la gamma di lampade Luctra rappresenta la prima importante soluzione per risolvere i problemi di visual comfort. Ma Durable si è concentrata sul benessere a 360 gradi, includendo altri prodotti ergonomici e incentrati sulla persona. Quante ore trascorriamo seduti alla nostra scrivania? Beh, la media è di circa 1700 ore anno. Ricordarsi dunque di adottare sempre sistemi ergonomici ripaga con effetti benefici immediati e a lungo termine. A maggior ragione ora che le postazioni sono sempre più polifunzionali, accogliendo quindi persone fisiologicamente molto diverse fra loro, per mantenere uno standard di ergonomia e di visual comfort adeguati, il dispositivo più importante di cui ci serviamo, il monitor, deve essere posizionabile e regolabile per non recare danno alla vista e alla postura. Per offrire versatilità e flessibilità, Durable ha sviluppato dunque una gamma di bracci portamonitor di qualità premium, realizzata in alluminio riciclato con alcuni piccoli dettagli in plastica di ottima qualità. Questo prezioso alleato non solo permette di regolare il monitor in altezza, ma grazie ai preziosi meccanismi inseriti nel supporto saremo in grado di regolare l'inclinazione e l'orientamento. La nostra gamma è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, comprende infatti soluzioni per uno schermo, per due schermi, oppure per uno schermo e un tablet. Con diverse tipologie di aggancio, infatti, è possibile applicare il supporto al muro oppure nel foro passacavi, o ancora con il morsetto adattabile a vari spessori di tavolo tra i 14 e i 44 mm. Inoltre, i nostri prodotti sono garantiti 10 anni e raccomandati dall'Istituto Tedesco di Innovazione ed Ergonomia. Il meccanismo ad innesto per il fissaggio del monitor, disponibile per tutti i modelli, è semplice e molto intuitivo. Basta un solo clic e potrete apporvi il monitor da 21 a 27 pollici che abbiano attacco VESA 75x75 o 100x100. Il nostro prodotto per uno schermo è dotato di manopola che permette di regolare il meccanismo interno con molla a gas in base al peso del monitor stesso. In questo modo rimarrà fisso in posizione.
La manopola posta invece nelle versioni doppie permette di alzare o abbassare il braccio orizzontale a supporto dei monitor, che possono essere posizionati singolarmente lungo il braccio. In tutti i modelli è possibile ruotare i monitor di 360 gradi, in modo da poterli utilizzare sia in orizzontale che in verticale, e l'inclinazione è regolabile fino a 110 gradi. Anche nella versione per uno schermo e un tablet è possibile posizionarli singolarmente in base alle proprie necessità. È ruotabile di 360 gradi il tablet, con punti di scatto ogni 90 gradi. Il supporto è adatto a tablet dai 7 ai 13 pollici e le staffe possono essere bloccate per prevenire la sua rimozione laterale. Per tutte le versioni è inclusa nella confezione la minuteria utile al montaggio. Anche per le versioni da muro, viti e tasselli sono presenti nella scatola. Proprio le versioni da muro offrono un'applicazione con o senza braccio estensibile, ideali per postazioni lavorative dinamiche o per presentazioni nelle hall. Ed è proprio dalle hall e dalle postazioni polifunzionali che introduco un altro prodotto molto richiesto quest'anno, anzi una vera e propria gamma di prodotti pensati per supportare i nostri tablet. Ormai il tablet è un accessorio che tutti abbiamo e di cui tutti ci serviamo per molteplici applicazioni. Condividere informazioni, richiedere l'inserimento di dati da parte di clienti o fornitori o per dimostrazioni pratiche. Adatti a tablet tra i 7 e i 13 pollici, sono realizzati in alluminio e tutti presentano un facile meccanismo di inserimento del tablet, grazie alle staffe con apertura simmetrica. La proposta di supporto da terra rappresenta la soluzione ideale per presentare informazioni interattive o informazioni di prodotto. Ci sono due sistemi antitaccheggio che prevengono il furto del tablet. Uno con chiave speciale per bloccare le staffe ed impedirne la rimozione, l'altro tramite il cosiddetto Kensington Slot. La proposta si estende a supporti da tavolo, ideali per scrivanie e reception. È disponibile anche una versione con staffe più profonde per i tablet industriali o con cover protettiva. Abbiamo anche una linea da muro pensata per apporre il tablet in ambienti in cui è necessario ottimizzare al massimo gli spazi e mantenere al sicuro il dispositivo. Disponibile in diverse versioni, con braccio inclinabile, con braccio estensibile e due versioni che aderiscono perfettamente al muro, tra cui una speciale per inserire il tablet con spessori maggiori o con cover protettiva. E adesso che abbiamo sfruttato al meglio la nostra scrivania e progettato la postazione ottimizzando gli spazi, rimane una sola cosa fuori posto. È un grattacapo che affligge qualunque utente nel proprio ambiente di lavoro o domestico e al quale purtroppo non si trova mai la giusta soluzione. Vi presento la linea CavoLine, la proposta di Durable pensata per risolvere i problemi di cable management. Tutti infatti abbiamo cavi e multiprese accumulati sotto o sopra la scrivania e questi spesso sono posizionati in modo poco sicuro e disordinato. CavoLine Box è una scatola nascondicavi progettata appositamente per accogliere cavi e multiprese, nascondendo i grovigli e garantendo di conseguenza una maggiore sicurezza nella postazione. È realizzata in plastica ignifuga ed è dotata di due fori laterali passacavo. Sul coperchio c'è un ulteriore foro studiato per i cavi di ricarica dei dispositivi mobili, che così restano sempre a portata di mano. Fanno parte della gamma CavoLine anche diversi accessori, tra cui fascette a strappo che permettono di raggruppare i cavi e clip adesive, utili per incanalare i cavi o per fermare sulla scrivania i cavetti di ricarica. Posizionabile in qualunque angolo o su qualunque superficie grazie ai suoi piedini gommati, CavoLine Box esiste in versione grigio chiaro e grafite ed è disponibile in due misure, S per una multipresa da 3 entrate o L per una multipresa da 6 entrate. Ora che le vostre scrivanie sono complete e organizzate, posso considerare la mia missione compiuta e ringraziarvi per la partecipazione. Grazie ancora e arrivederci.